Allora, se vi accomodate gentilmente. Ecco, buongiorno, bentrovati e soprattutto a nome dell'Arcivescovo di tutti voi, un benvenuto e un grazie particolare a Padre Maurizio Pietro Fagioni, ecco, che ci onora della sua presenza non solo stamattina, ma come sapete è docente anche presso la sezione della nostra facoltà, ma è tra le tante docenze, questo lo dico perché ci fa onore, ma è tra le tante docenze che lui esercita tra Roma, Firenze, Napoli e anche altrove. Padre Maurizio è originario della Liguria, se non vado errato, e della provincia toscana dei Frati Minori, e tra l'altro è consultore presso la Dottrina della Fede e il Dicastero per le cause dei santi, autore di diversi manuali, tra cui quello di Bioetica Teologica, già la quarta edizione, poi c'è un altro libro interessante, Sessualità, Matrimonio e Famiglia. E poi siamo arrivati a lui, oltre che per la conoscenza diretta con Don Franco Asti e con la nostra sezione e i nostri studenti che sono molto contenti di fare lezione con lui, anche perché lui aveva rilasciato un'intervista su alcune questioni che, diciamo, hanno sullo sfondo la questione del gender in un bel libro di un giornalista, Luciano Moia, e io così ho appurato anche qualche aspetto che poteva essere interessante, poi come sviluppo. Questa mattinata l'Arcivescovo ha voluto che fosse destinata in modo particolare al Consiglio presbiterale, ai decani e ai delegati, oltre che agli animatori del seminario, per tanti motivi buoni, oltre che per ospitalità, anche perché è bello che chi è impegnato nella dinamica formativa dei futuri preti possa entrare sempre più addentro su tematiche che sono, diciamo così, delicate, ma nello stesso tempo sono una grande sfida, come leggerle alla luce dell'antropologia cristiana. E l'Arcivescovo ha voluto fare questi come destinatari non per escludere altri, ma perché piuttosto entro, diciamo così, l'anno prossimo si potesse pensare poi a interventi anche più generalizzati, perché lui la prima cosa che mi diceva quando gli proponemmo il tema è: guarda, me ne hanno chiesto in tutti i decanati, in tutti i consigli pastorali e anche alla spicciolata, per cui facciamo bene, facciamolo così, facciamolo per i collaboratori e poi prossimamente invece cerchiamo di dare degli sviluppi anche più di ordine pedagogico, perché poi la richiesta principale delle nostre comunità e dei nostri formatori è quella. Quindi lascio subito la parola a Padre Maurizio, grazie di Grazie quello che ci dà. per l'invito, buongiorno. Il tema del gender, l'idea di questo incontro è quello di presentare la genesi e le caratteristiche fondamentali di questa ideologia del gender, che è una modalità di comprendere la persona umana, la sessualità, le relazioni tra le persone. Come veniva detto dal Don Lello, poi il problema diventa come rispondere a questa sfida. Perché la risposta di tipo intellettuale speculativo è fondamentale, ma non è quella che poi passa ai nostri fedeli. Dobbiamo imparare come far passare ai fedeli, ai giovani in particolare, i contenuti fondamentali della nostra visione dell'uomo e della sessualità. E quindi c'è un aspetto di tipo psicopedagogico, non può essere assolutamente trascurato. Ma bisogna andare per gradi, quindi capire prima che cos'è questa ideologia, come viene a formarsi, in confronto con l'antropologia cristiana e terzo punto, ritratteremo alcune ricadute. Non tratterò qui delle questioni, per esempio, del transgender o dell'omosessualità, perché sono stati problemi particolari che vengono visti alla luce di queste premesse antropologiche. E per questi temi noi facciamo semestri interi che non bastano mai, quindi bisogna dare soltanto una informazione.
guardavo Gennaro perché ho avuto anche sempre questa posizione, sempre prima fila di lato. Allora, va bene, così so dove sei, come sempre, nella lavagna. Ideologia del genere, ecco, io uso l'espressione ideologia che già ha un giudizio. L'ideologia è una visione della concezione della realtà che impone la realtà alle sue regole. Mentre la realtà dovrebbe essere lei a dettare a noi le regole, l'ideologia invece vede tutto, filtra tutto attraverso una visione preconcetta. E se la scienza, la psicologia danno degli apporti diversi, vengono semplicemente filtrati ed esclusi. L'ideologia impone alla realtà la sua visione. Lo sfondo del genere, che sta avanzando, se non avanza, questo non avanza, ecco così, ci ha messo un po' lo sfondo, questo poi lo taglio la registrazione, mutamenti epocali del secolo XX. Prima di tutto la nascita del nuovo modello familiare, questo è sotto gli occhi di tutti. Se io chiedessi a voi disegnate una famiglia, penso che nessuno di voi disegnerebbe questo tipo di famiglia, questa, la famiglia patriarcale, questa famiglia patriarcale della Gragnano. Cioè, questo tipo di famiglia nessuno di voi lo penserebbe. Il modello tradizionale non è più il nostro modello di famiglia, perché non è l'unico modello. La famosa famiglia patriarcale, vedete, il vecchio col forcone, perché tutta la terra è sua, le donne da una parte, con la donna che comanda, le figlie, guarda i bambini piccoli, in ordine, poi vedete gli uomini, che rimarrà sulla possedere la terra il maggiore, gli altri vanno organizzati. Si tratta di un modello di familiare basato sui doveri e sui ruoli. Molto importante è il rispetto reciproco. I ruoli maschili e femminili sono fissi e subordinati. La creatività, l'attività, il futuro è precostituito. L'ultima figlia non si sposa, sta in casa, guarda i vecchi e se c'è il fratello prete, gli farà da perpetuo. I figli sono una ricchezza produttiva, perché i figli appena diventano grandi lavorano. E poi c'è un rispetto sacrale della natura e dei suoi ritmi, quindi delle tradizioni, la ripetitività. Questo modello è un modello molto poco affettivo, ci si tocca poco, ci si abbraccia poco. È un modello, ha una struttura, ha funzionato benissimo. Questo modello però va progressivamente in crisi, in Occidente, alla fine del dell'Ottocento, e poi era sostituito completamente, nella seconda parte del secolo XX, da questo modello, la famiglia nucleare. Se vi dico disegno una famiglia, questo è un modello. Babbo, mamma, basato proprio sulle relazioni marito, moglie, padre, madre, figli. Il modello nucleare è basato sulle relazioni fondamentali, essenziali dell'affettività, sganciando la produzione. Perché, mentre l'altro modello legato alla terra e alla produzione, cioè questo è sganciare la produzione perché si lavora e gli orari di lavoro non sono funzionali alla vita familiare, sono due realtà completamente diverse. È un ambito di integrazione affettiva, cioè la gente si aspetta in una famiglia nucleare di avere sostegno, consolazione. È citato sulla coppia, che è isolata, che è isolata dal contesto urbano, e i figli sull'investimento a fondo perduto, che costano un sacco di soldi, appena comincia a produrre se ne va. Quindi se ne fanno più pochi, cioè, i figli sono investimento affettivo, non produttivo. Questo è il nostro modello familiare. E secondo elemento di novità, nuova comprensione della sessualità, che mentre nel modello precedente, quello patriarcale, c'era un'enfasi sul legame sessualità, fecondità, matrimonio, questa è una triade,
Invece c'è un'enfasi su altri aspetti della sessualità, aspetti tipo affettivo, erotico, ludico, espressivo, comunicativo. Cioè la sessualità per noi è soprattutto il linguaggio dell'amore, dell'eros, del gioco, espressivo di ciò che sentiamo. Ancora, vado molto velocemente, tanto per inquadrarci, la rivoluzione sessuale che accompagna tutto questo, che è un movimento culturale che in Occidente diventa di massa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Consiste nella messa in discussione dei modelli familiari e dei ruoli sessuali tradizionali, cioè accompagna questi mutamenti che sono legati alla sociologia, alla condizione e ad altri fattori. L'emancipazione della donna e il movimento femminista contro i ruoli subordinati e fissi. Cioè, la donna, per esempio, rivendica il suo posto nella politica. Le prime femministe sono le suffragette dei primi Novecento, vogliono almeno il voto, cioè, diciamo la nostra. La donna entra negli ambienti lavorativi che le erano preclusi, non più soltanto madre casalinga, contadina sulla terra. Quindi abbiamo questo movimento di emancipazione della donna, giusto? Rivendicazione della libertà sessuale. La libertà sessuale come una delle libertà della persona. E quindi, che sono i testi di Reich, di Marcuse, la fecondità è vista come un ostacolo all'eros, perché sì, il sesso come libertà, come gioia, ma se poi rimane incinta, allora la gioia. Quindi bisogna sterilizzare la sessualità perché possa avere davvero queste connotazioni. E come corollario, contraccezione e aborto sono diritti civili per poter vivere una sessualità libera, una sessualità senza impegno. Questo movimento poi negli anni 70 si caratterizza per una normalizzazione di sessualità alternative e diritti delle persone omosessuali. Nel 1973, per dare una data precisa, l'omosessualità viene depenalizzata, cioè depatologizzata, cioè, non è più ritenuta una patologia psichiatrica. Quindi poi 73. 73, l'Associazione Medica Psichiatrica Americana vota a maggioranza un po' risicata, però decidono di depennare l'omosessualità dal novero delle malattie di tipo psichiatrico. Quindi verrà tolta una classificazione ufficiale, si chiama DSM, che è un manuale del diagnostico, e questo una seconda ondata dell'emozione sessuale, cioè la normalizzazione di sessualità alternativa. Un simbolo di questo movimento è la pillola, perché dà alla donna la libertà di fare quello che l'uomo ha sempre fatto. L'uomo ha sempre fatto sesso senza responsabilità. La donna ha sempre portato il peso della sessualità vissuta. E la pillola permette questo. Vi ricordo a questo proposito come nel 68, data fatidica, esce proprio Umane Vite, che a parte tutto quel marchingegno normativo che ha fatto impazzire i confessori, ma ovviamente questo è mutabile, ma ciò che Umane Vite dice, o da novità, è irreformabile, è che il legame tra fecondità, matrimonio e amore non è un legame naturale, è un legame la responsabilità. Pensate l'operazione culturale di Paolo VI. Dal momento che è possibile scindere, ormai è possibile scindere sessualità e fecondità, mi dirà il legame non è per quale tipo di responsabilità. Pensate la proposta veramente profonda, Paolo VI che tratta in sintonia con queste problematiche. Poi le conseguenze, la contraccezione, discutibilissime, ma l'antropologia. Capite? L'antropologia di una enciclica è un'antropologia che è difficilmente riformabile, vuol dire fallibile, si può pure statale, ma difficilmente riformabile, perché descrive la realtà dell'uomo e della sessualità umana, dove invece le missioni applicative, quelle come tutte le applicazioni casuistiche, possono essere discusse. Ma è proprio la risposta a cui iniziare il movimento. Che scinde sessualità, fecondità e persona. Invece lui richiama persona, sessualità, fecondità. Le domande sul tappeto sono domande molto legittime. Ecco, domande legittime.
sfide al modello sessuale tradizionale. Quindi la rivoluzione sessuale e la novità dei modelli sessuali comporta questo, una sfida al modello sessuale tradizionale. A cosa in particolare? Ho individuato tre elementi. Superare la simmetria nella relazione uomo-donna. Ecco, io, mi sembra che nella Chiesa tuttora abbiamo ancora relazioni asimmetriche. Pensate, la stessa famiglia di consorzio che si propone sulla simmetria, dirà a un certo punto che l'uomo nella famiglia rappresenta come Dio padre, che è una cosa assolutamente è più che Efesini 5:21. È difficilissimo parlare del capo famiglia, dove Efesini dice sì, capo come Cristo che dà la vita, quindi capovolgendo l'idea di capo, no? Dal punto sappiamo benissimo questi testi. Quindi l'idea, ecco, l'uomo e la donna, compagni, compartecipi, cioè quello che il Magistero, poi Giovanni Paolo II, di Benedetto, ancora deve passare. Io mi chiedo quanti parroci hanno le idee chiare quando parlano di queste cose, sulla uguaglianza completa, non solo in una, ma nella responsabilità e la condivisione della famiglia. Quindi, non parliamo poi del ruolo della donna nella Chiesa, per farle diventare lettrici come istituzione, no? Come ministero istituito ci è voluto, cioè, ma non si lo ha voluto, è stato per il Santo Padre. Eppure leggono le donne, portano la comunione malata le donne, però mi sarei istituito solo, che non c'è lo sacerdozio, come già stato detto, sono misteri laicali, era assurdo. Eppure pensate quanto ci è voluto per dare un ruolo istituito, un ministero istituito laicale, alle donne che fanno. Pensate le resistenze che abbiamo, cosa banalissima, niente di dogmatico, semplicemente anche nella Chiesa c'è bisogno di una forma di empowerment, cioè che le donne possano manifestare a dei consigli, per esempio, no? Nel governo di una diocesi, no? Cioè, come ascoltare tutto questo? Cioè, quindi non solo clericalizzazione, ma anche maschile. Quindi è una sfida a livello familiare. Seconda cosa, il ripensare la sessualità in funzione dello solo procreativo, che è esattamente quello che mette al centro della sua dottrina, l'amore coniugale, di cui la fecondità è una caratteristica. Cioè, i più anziani tra noi sono stati abituati alla dottrina dei due fini del matrimonio, i canonisti ancora la seguono mascherata abilmente, come buon coniuge, però non hanno cambiato niente. Ma il concilio, niente rimane, Santo Tommaso vale ancora, però il concilio decise di non seguire questa dottrina, semplicemente questo, il concilio con la sua valenza. Proponendo, dice, pensare al matrimonio c'è dato solo amore comunale, di cui la fecondità è una manifestazione. Tant'è vero che se un amore coniugale, o meglio, un amore non è aperto alla vita, non è coniugale, quindi non è un amore che può essere consacrato al matrimonio. Direbbero i canonisti con il loro linguaggio, esclusione del bonum promissu. Scusate, questo, cioè, un amore che non è aperto alla vita non è coniugale. Questo è bellissimo, intensissimo, ma non è coniugale, perché ne è una caratteristica, ma è una caratteristica interna. Ora, tutto questo è ancora. Penso che io mi sento anche nelle catechesi, sembra quasi che invece il matrimonio esista per procreare, no? È che l'amore coniugale è intrinsecamente aperto alla vita. Ma non è solo un cambio di linguaggio, è un cambio di mentalità, ma fino a che punto? Monsignor Tizia ha cercato di andare un po' avanti su questo punto. Fino a che punto noi proponiamo chiaramente, senza se, senza ma, senza intesi, senza sottovoce, questa realtà che è l'amore il cuore del matrimonio. E quindi gli altri elementi ne sono soltanto l'espressione. Poi una questione molto delicata è come riconoscere dignità e diritti alle persone senza, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Siamo tutti figli di Dio, dalla parola siamo tutti degni, bla bla bla, poi però quando si parla di omosessualità, ma dobbiamo deciderci, siamo tutti figli di Dio, questa dignità o no? Che poi ci sono aspetti discutibili, ma siamo sicuri che prima di tutto siamo tutti figli di Dio? Ma fa un peccato mortale, tutti loro, cioè noi dobbiamo rispettarli, dobbiamo rispettare le persone.
siamo convinti di questo? Nella Chiesa. Insomma, vedete, tre sfide molto semplici. Ruolo dell'uomo e della donna, sessualità, senso della sessualità e persone con sessualità alternativa. Dal momento che noi comunità cristiana siamo rimasti silenti di fronte a queste sfide e abbiamo cercato o di ripetere vecchi modelli ormai improponibili, e ora non abbiamo fatto, avuto coraggio di ripensare in continuità con la tradizione queste domande, e come capita sempre, se ci sono delle domande e nessuno risponde, qualcuno risponderà. E ora vediamo la risposta che il gender dà a queste domande. Quindi, do l'impianto al mio discorso. Abbiamo richiamato dei mutamenti epocali legati anche alla ristrutturazione della società, della produzione, mutamenti epocali di mentalità, che sono stati tematizzati dal genere, ha trovato delle risposte, cioè un'antropologia e un modo di comprendere l'uomo e la sessualità, l'uomo e la donna, che è una risposta a questi mutamenti. Le domande le abbiamo viste, ora vediamo la risposta appunto del genere, vedremo la possibilità che ha la nostra antropologia di dare risposte, vedremo le conseguenze del genere su tanti aspetti. Cioè direi che sono le conseguenze in parte di un nostro silenzio e in parte di una cultura che coscientemente vuole distruggere, demolire l'impostazione, la visione cristiana e cattolica dell'uomo, della donna, della sessualità, del matrimonio. Quindi noi vogliamo delle nuove risposte. Propongo una domanda, propongo a tutti voi una domanda, e poi in un modo più accademico, poi in un modo più diretto. La domanda è questa: ma il sistema binario dei sessi, uomo-donna, maschio e femmina, quindi il sesso 2, maschio e femmina, che è collegato alla generazione evidentemente, e questo è un fatto anche biologico, il sistema binario dei sessi, maschio e femmina, collegato alla generazione, esprime tutte le possibilità di senso della sessualità, cioè la sessualità umana si può esprimere soltanto così, con quel modello legato al matrimonio e alla generazione, o è ancora umana, autenticamente umana, esprimendosi in modi diversi, non collegati a questo modello, che è evidente dal punto di vista dell'esperienza, ma si aprono anche altre vie, altrettanto autentiche o accettabili. O una domanda la propongo a voi, ognuno risponda. Non lo volevo rispondere personalmente. Qual è lo specifico della sessualità? Perché continuare a dire, come sento dire, a certe zone, in certe aree, ma come? Non fai figli? Anche non voglio essere offensivo, ma capite? Anche le gatte, le cagne, le vacche fanno figli. E te no? Capite che paragonare la sessualità umana a quell'animale è offensivo. Una donna, una sposa, viene detto, ma come anche le cagne fanno figli, e non li fai. Beh, voi donne sentite offese nel mio modo di parlare. Sì, e l'ho detto in modo volutamente offensivo, perché quando diciamo che la sessualità umana va compresa alla luce di quell'animale, è esattamente questo. Escludiamo tutto quello che la tradizione ci ha detto, senza questione in poi, ma non escludiamo il magistero moderno, che mette al centro non tanto appunto sessualità legata alla procreazione come fatto biologico, sessualità legata alla moltiplicazione della specie e al rimescolamento dei geni di certa specie. Quindi noi rispondiamo in modo biologico, laddove invece la risposta deve essere antropologica, è lo specifico della sessualità umana. Capite come il linguaggio è proprio cambiato? C'è, ci sono degli esempi che non vanno fatti perché sono profondamente sbagliati, profondamente distonici rispetto al magistero. Quindi vanno abbandonati, anche se qualcuno li ha fatti. E la Tico Graziani lo dice, Tico Graziani lo dice, l'abbiamo in comune con gli animali, ma non è, ma sbaglia, mi spiace Tico Graziani, sbaglia, perché la sessualità umana è umana. E quindi dov'è lo specifico? La domanda è messa, la pongo in maniera più precisa ancora. Lo specifico della sessualità umana è l'aspetto biologico o l'aspetto soggettivo e culturale? Beh, biologico l'abbiamo escluso, non è specifico, come gli animali non è specifico. Soggettivo e culturale è la responsabilità del genere. Sembrerebbe che il genere risponde bene.
Senti, la domanda è posta in un modo volutamente capzioso, che obbliga una risposta. Io sono abituato dei convegni, spesse volte mi vengono poste delle domande che prevedono una risposta unica, sì o no. E mi raccomando, voi siete tutti maliziati, chiaro, siete i primi venuti, però mi raccomando, non lasciamoci mettere in trappola. E la risposta a questa domanda è entrambi, perché la risposta dell'antropologia cristiana, sulla base della nostra antropologia, dell'uomo anima corpo, della multidimensionalità della persona, è che lo specifico della sessualità umana è esattamente il convergere armonioso di elementi fisici, psichici, relazionali e spirituali, vediamo un testo detto ai tanti nel Magistero. Quindi invece il genere propone così. Quindi sapete quanti cattolici vedono tutto nei siti dove si risponde? Noi siamo per la biologia. Anche ieri dicevo, un prete diceva: ma perché? Noi siamo sessuati nei nostri cromosomi. Ma scusate, ma cosa c'è di antropologico questo? I cromosomi, perché quando dico sì? Perché quando un bimbo nasce, babbo guarda i cromosomi. Ma capite? Cosa vuol dire cromosomi? Cosa vuol dire genere? Ma le risposte sbagliate. Perché parziali. Perché la nostra società umana dal converge, quindi non escludo la genetica o le gonadi, cioè tot abulio in utero opposita a est, la donna nell'utero, ma adesso voglio parlare sui medioevali, ma sono sbagliati. E purtroppo il medioevo, che seguiva molto Aristotele, l'idea della donna è sbagliata. Vedi, secondo Aristotele, San Tommaso lo segue, secondo Aristotele, San Tommaso, noi siamo molto pudichi. Tagliamo i pezzi che ci disturbano. No, mica una cosa di Aristotele, dice, cosa, allora, abbiamo una sola natura umana. E perché ci sono uomini e donne? E dice no, perché la natura farebbe soltanto ciò che è più perfetto, che è il maschio. Però dove ci sarà la donna, la natura permette questo mostro, che è la donna, che è detta anche proprio un mostro, perché è proprio la parte sui mostri. Dice, la prima deviazione è nascere donna. La chiama mas lesus, un maschio ferito. Perché dice? È perché la donna vorrebbe anche lei fare il seme, però invece ha soltanto sangue mestruale. Cioè, è un maschio incapace di arrivare. Pensate, una già così, terrificante. Ecco, l'abbiamo abbandonato. Secondo noi, lo anticipo, donna e uomo sono le due modalità fondamentali dell'esistenza della persona umana. Non esistono persone, esistono uomini e donne. Sono i due modi di esistenza. Quindi non è un modo principale o un modo secondo. Questo è l'errore della tradizione. Esistono, sono i due modi, come dice la Bibbia, Ish, Isha. Guardate, finalmente la Gesù è la mia carne, sono mio. È come me. Dice Adamo, è come me. È la mia carne, è il mio sangue, è la mia ossa. È come me, la mia natura. Come dirà Paolo Sconsorzio, sono uguali per amarsi, e diversi per fare comunità. La risposta alla domanda, come vi dicevo, della cultura secolare, sarà una risposta invece sul versante proprio della cultura, della soggettività. Cioè, la sessualità è fondamentalmente una realtà soggettiva e culturale. La risposta è venuta dal convergere di diverse discipline. Nomino alcuni degli autori importanti, un corso accademico. Per esempio, l'antropologia culturale è venuta dalla psicologia, la risposta, dalla medicina, dalla cultura femminista, dalla filosofia. Cioè, noi abbiamo avuto nel Novecento, soprattutto nella seconda metà del Novecento, un convergere di risposte a questa domanda su che cos'è lo specifico della sessualità umana, è venuto da diverse discipline. Se, evoco alcuni momenti di questo complesso fenomeno culturale, che parte da radici diverse e poi tutto converge. L'antropologia culturale, per esempio, è legata a un nome, la Burkhard Mead, che è una che ha barato sui dati, ha modificato i dati, le interpretazioni, ma a noi non interessa questo. Non interessa quello che nel suo tempo i suoi dati hanno prodotto. Lei ha studiato molto, lo sviluppo dei ruoli sessuali, l'adolescenza in particolare, nell'isola dell'oceano, no? In Polinesia. E lei, tanti autori della cultura, hanno mostrato
che i costumi sessuali, quindi il modo di comprendere, di vivere i ruoli, la famiglia, la generazione, la femminilità, la maturità, è molto diverso nei vari contesti. E quindi pensare che ci sia un modo naturale, unico, di comprendere la sessualità è contraddetto dai fatti. E quindi abbiamo una base biologica che proviene vissuta. È ovvio che quando una donna al menarca, una bimba matura, quello è un fatto biologico, ma come è vissuto nei vari contesti? E quindi ciò che è specificamente umano è proprio questa modalità di vivere un'esperienza, la realtà della generazione, per esempio. E questa modalità tipicamente umana è una costruzione culturale, tanto è vero che cambia a seconda dei tempi e dei modi. Molto importante fu l'apporto, appunto, dalla medicina di questo dottore John Money, che lavorava a Baltimora, che studiava la psicologia e lo sviluppo della psicologia infantile, soprattutto laddove c'erano dei problemi di tipo fisico, bambini che nascevano con malformazioni, con incertezze sessuali. Si parlava a quei tempi di pseudo-analfabetismo. Proprio io sono medico, ho fatto la mia tesi sul pseudo-analfabetismo. Ora non si dice più la parola terrificante, si parla di intersessi, disordini dello sviluppo. Ma lui che cosa ha studiato in questi ragazzi, questi bambini? Ha studiato quello che è la definizione della propria identità di genere, introdusse l'idea di gender identity, identità di genere, e dando alla parola genere, in maniera molto insolita per la lingua inglese, questa connotazione di espressione soggettiva della propria appartenenza sessuale. Perché in inglese, a differenza dell'italiano, dove genere e sesso sono intercambiati, no? Invece in inglese gender vuol dire tradizionalmente soltanto genere grammaticale, maschile e femminile. E allora viene assunta questa espressione gender, quindi con un contesto nuovo, per indicare la gender identity, questo, la percezione di se stessi come maschio o come femmina, che precede la stessa scoperta del corpo, perché il bambino, la bambina, sanno di essere bambino o bambina prima di chiedere perché faccio la pipì in piedi, il bambino e la cuginetta, no, ecco, prima di scoprire il corpo. E come se l'idea di Mani ancora è questa, che è vera, che l'identità di genere precede ogni orientamento sessuale che viene fuori ovviamente alla pubertà. Non vanno identificati. La gender identity è a quale metà del mondo vi siete appartenere, maschio o femmina. L'identità sessuale invece, diciamo in maniera semplice, con chi mi fa piacere avere un'interazione sessuale? Con chi mi piace fare sesso? L'oggetto erotico, quindi l'oggetto con il quale mi piace fare sesso. Può essere un oggetto eterosessuale, la maggior parte degli uomini ama le donne e viceversa, o un oggetto anche omosessuale o anche bisessuale, una minoranza, i soggetti ama come oggetto tipico del proprio desiderio un appartenente allo stesso sesso. No? Ma è chiaro che sono due cose un po' diverse, mi spiego. Un ragazzo omosessuale è un ragazzo che sa che gli piace essere maschio, ma gli piacciono i maschi. Invece il transgender è un soggetto in cui c'è un problema molto più radicale. È una persona in cui l'elemento corporeo e l'elemento soggettivo di identità sono difformi, c'è una discrepanza. Capite che è una tragedia. Non sentirsi espresso la propria. Ne parliamo oggi, ma queste categorie sono molto importanti, ci mostrano anche che si tratta di problemi molto diversi, di criticità diverse. E ancora quello che Mani ha scritto, e questo è il punto della questione, è che l'identità di genere si plasma attraverso le esperienze educative e solo queste nei primi anni di vita. Ma come? Non è che facciamo le conferenze ai bambini di faccio un esempio, come vuol dire trasmettere. Allora, pensate, un papà che gioca con i suoi bambini. Il papà, in tre parti, in Italia, penso, cosa fanno col bambino? Prendono, lanciano canaria, lo prende al volo.
Però una cosa strana è che mentre i maschietti vengono lanciati più in alto, le bimbe o non vengono lanciate per niente o in maniera più sicura. Ora, dal punto di vista fisico, non c'è nessuna differenza a 6 mesi tra un maschio e una femmina. Anzi, le bimbe sono un tantino più forti. Eppure, spontaneamente, papà fa fare un salto più alto al bambino. E ancora, se facciamo dei film, guardiamo quando una mamma fa il bagnetto ai bambini, si spiegano delle cose, si vede che la mamma brava sui bambini e gli tocca tutte le parti, invece il papà la femminuccia la tocca meno vicino ai genitali. Ora, non c'è nessun motivo di questo pudore di un papà con la sua bimba, però viene spontaneo, una forma di rispetto si vede appunto riprendendo questo gesto così comune del bagnetto. Insomma, moltiplicando ora dopo ora questo tipo di messaggi, alla fine il bimbo e la bimba si fanno l'idea di che, a chi appartengono, a un l'uno o all'altro genere. Ora, noi sappiamo in effetti questa idea che dell'identità di genere è frutto soltanto di crescita, di educazione, e non è del tutto corretta, perché in effetti sappiamo, è molto controverso, che c'è anche una componente non puramente psicosociale, ma una componente tipo biologico. Cioè, noi sappiamo che nella fase prenatale gli steroidi sessuali impressionano il cervello del maschio e dandogli un orientamento successivo verso la mascolinità come identità di genere e come orientamento sessuale. Cioè, è sempre questa. Sappiamo che gli steroidi sessuali agiscono sul cervello fetale per poi dare al cervello proprio queste due impronte maschile e femminile, per cui alcune aree, vedete quelle in rosso, sono più sviluppate della femmina sana e quelle in blu più sviluppate del maschio, spiegando che le diverse qualità, cioè sempre generiche, le donne parcheggiano peggio dei maschi perché hanno spazio diverso. La prova del targeting, nel prendere un bersaglio, le donne hanno la lingua più fluente, le donne sono multitask, beate loro, perché noi normalmente o studiamo o guardiamo la televisione o guardiamo il bambino, le donne riescono misteriosamente a un orecchio se il bambino dorme, con l'altra stirano, ancora con un'altra guardano un attimo. Beate loro, sono multitask, perché il cervello è fatto in modo diverso, e i collegamenti sono diversi. Devo dire che però con gli stessi dati, proprio la Data Joe, studiosa di Tel Aviv, invece ha creato un modello molto gender del cervello mosaico. Quindi, però non entro nel particolare, i dati sono estremamente controversi. Però quello che voglio dire è che comunque, anche se c'è una componente biologica, questa impronta, si chiama imprint in inglese, un cervello fetale, poi attivato, no? Pubertà, però la componente educativa è molto forte. Voi capite bene che per avere uno sviluppo armonioso bisogna che l'educazione vada nello stesso senso dell'imprinting. Se un bimbo ha avuto un'impressione tipo maschile, l'educazione per essere armoniosa dà il senso maschile. Ma questi elementi di possibile dissonanza ci fanno capire come possano esserci delle difficoltà nella identità di genere. Ma l'idea di Mani è che ciò che pensavamo che fosse fondamentalmente biologico, dato dell'uomo, in effetti invece è frutto in gran parte, secondo me esclusivamente, come diciamo oggi, in gran parte dell'atto educativo. Quindi, ecco, vorrei distinguere, attenzione, rispetto a quello che è il ruolo di genere. Il ruolo di genere è ciò che io faccio per manifestare agli altri quello che io mi sento. Quello è molto culturale, perché in pratica se in un paese i maschi portano la gonna e le treccine, allora tutti i maschi per far capire agli altri quello che sono, sì. Ecco, non è questo, ma quello è un'altra cosa. Ma qui è quello che io mi sento di essere, indipendentemente poi da ciò che io faccio per esprimere agli altri. Infatti ha distinto l'identità di genere, gender identity, il ruolo di genere, il gender role e l'orientamento sessuale. Le strutture fondamentali della nostra sessualità psichica. Ancora, un elemento importante, dicevamo prima, quella cultura femminista, questa è la seconda Beauvoir, la vedete, la donna di Sartre, che come filosofa
a mio avviso è più acuta di Sartre sotto altri punti di vista. E ha scritto un saggio, un volume fondamentale per il femminismo della seconda ondata, il Deuxième Sexe, secondo sesso, da cui leggiamo un piccolo brano. Anche questo, vedete, converge verso l'idea che la sessualità, non l'essere donna in particolare, questione che si pone la De Beauvoir, essere donna non dipende dalla fisiologia, ma dai significati che io do alla mia vita. Sentite questo frammento che è però molto significativo. Non è la fisiologia che può stabilire dei valori, piuttosto i dati biologici assumono quei valori che l'esistenza dà in sé. E in se stesso, essere uomo non dipende da quella mia fisiologia, dalla mia realtà biologica. Dipende dai valori, da come io vivo questa realtà. Così noi dovremmo chiarire i dati della biologia alla luce di un contesto ontologico, economico, sociale, psicologico. Lo slogan, che è sempre ripetuto, ma è giusto, della De Beauvoir, è donna non si nasce, donna si diventa. All'italiano io direi in maniera proprio più precisa, femmine si nasce, donne si diventa. In francese sempre femme, non posso fare questo gioco di parole. Ma è vero, cioè si nasce femmine, come tu la femmine dei mammiferi, si nasce femmina, infatti. Ma donna, con quella densità ontologica, valoriale, si diventa. Anche qui però vedete, la femminilità è legata a un fatto culturale. E qui sta oppure... lo sfondo è questo, l'idea che la donna sia naturalmente inferiore al maschio, no? Meno intelligente, ma era anche un vantaggio, perché i peccati delle donne erano assimilati a quelli dei bambini, le donne sono meno responsabili. Era anche un vantaggio, una morale antica. Le donne si sa sono più fragili, più emotive, hanno meno self-control, era anche un vantaggio, chiamatelo vantaggio. quindi scusate per fragilità. Anzi, così funziona tutto il mondo per sé. Solamente questo dico, ma non è così. Poi le cose si esaspereranno. Come vedete, molte delle cose che abbiamo ascoltato non sono sbagliate. E questo è il punto. Eppure la nostra cultura tradizionale, quella cattolica in testa, le ha normalmente rifiutate, come a noi. Mentre invece erano dei dati di fatto. Dati di fatto a cui poi seguiva un'interpretazione. Questo è successo. Realtà che vere, realtà che però sono state poi inserite in un quadro interpretativo abnorme, falsificante. Infine, ho ricordato l'ultimo apporto, Michel Foucault, quando io scrivo la mia tesi dottorale, scientissimo questo autore, la storia della sessualità, dove introduce, tra l'altro, questa idea che l'identità sessuale, la disciplina del sesso, cioè le regole sessuali, sulla costruzione sociale, lui studia la genealogia, questa è l'etica. Quindi l'idea, ma che non sono capisci di forza, cioè io per vivere con gli altri in un certo contesto ho bisogno di avere strumenti per dire chi sono, per regolare la mia sessualità, la mia vita. Quindi non è una cultura, una capisci di forza, è un mezzo che io ho per vivere con gli altri, per esprimere. È poi una costruzione. E come costruzione, qualcuno dirà, può essere ricostruita. Perché se è una costruzione umana, costruzione culturale, si costruisce e si decostruisce. Il risultato di questo percorso complesso, è negli anni 70-80, i cosiddetti gender studies, studi di genere, legati appunto alla femminilità, al femminismo e poi ci sono altre alternative. Qual è il punto d'arrivo del nostro discorso? In campo sessuale, le differenze umanamente significative, è ovvio che i corpi sono diversi, ma ciò che è umanamente significativo, cioè identità e ruoli, non sono di origine naturale, sono frutto di costruzione. E se anche questa distinzione, il sesso, la realtà biologica data, stabile, legata alla combinazione, il genere, la struttura costruita culturalmente e sciolta da un riferimento obbligato al sesso fisico. Ed ecco, sesso e genere. Ecco, questo è il punto d'arrivo di questo percorso. Sentite, appunto, una teorica, questa volta veramente del gender, da Judith Butler, che
che propone un costruttivismo radicale. Sentite un frammento da uno dei suoi libri fondamentali, proprio sul argomento. Teorizzando che il genere è una costruzione radicalmente indipendente, sesso, spiegato, sesso biologico, da genere, cultura, cioè culturale soggettiva, il genere stesso viene ad essere un artificio libero da vivo, è libero, lo costruisco io. Di conseguenza, uomo e maschile potranno essere riferiti sia a un corpo femminile sia a una maschile. Donna e femminile, sia un corpo maschile sia un corpo femminile. Per pratica abbiamo un corpo che è destituito di una connotazione dal punto di vista umano e diventa semplicemente un mezzo, uno strumento per il quale io esprimo quello che io sento. Qui quando il filosofo prende in mano queste cose, è chiaro che c'è, no, arriva all'estero, però è molto coerente, è coerentissimo. Se dico che ciò che è tipicamente umano è la soggettività vissuta in una cultura, allora l'aspetto fisico viene ad essere soprattutto soggetto all'aspetto culturale. E una conseguenza è quella che stiamo vivendo, ecco qui proprio i nostri giovani, e non solo la fluidità dell'identità di genere. Quindi la non binarietà e la fluidità. Guardate un'immagine, questa da vedete, qui abbiamo, è difficile dire chi è maschio o chi è femmina a partire dalla conciatura, vestiti e atteggiamento. Qui abbiamo una, poi la tascheria portava, no? Le varie possibilità. Quindi abbiamo le modalità diverse di vivere la propria identità. Se andate su Facebook, o alla parola sesso rispondete banalmente maschio e femmina, l'antica, o rispondete altro, allora si aprirà una finestra e qui vi danno 58 opzioni possibili di fluidità. Io mi sono spinto ultimamente a dire, ecco, non più il maggio, una mediazione. Io credo che ognuno di noi ha diritto di poter dire io sono uomo, sono. Però dobbiamo anche ammettere che ci sono situazioni. Quindi l'idea è questa: mentre il genere dice che tutto è fluido, e quindi per essere anche maschio e femmina non si deve usare, no? Tutto è fluido, e noi diciamo che tutto è binario, in effetti io credo, ma è una personale, io credo che c'è una fondamentale binarietà nella nostra realtà, proprio perché il corpo esprime quello che siamo. Quindi, non è che il corpo determina, ma esprime chi siamo. Quindi c'è una verbinarietà legata appunto alla comunione sessuale, alla procreazione, tutto questo, ma l'evidenza ci mostra che dobbiamo dare cittadinanza a delle realtà in qualche modo grigie o fluide. Quindi no al solo binarismo, no a tutta la fluidità, ma una binarietà che però ammette la realtà delle cose, una fluidità. Liberissimi di non accettare questa posizione, che non vuole essere compromissoria, che o sia binario o no, però vorrebbe essere inclusiva in realtà anche. E qui si va detto fino a guardare più spiegamente, diciamo, gli sciamani, come tutti interpreti. Ecco così vedete il gender, tu puoi scegliere, c'è la versione italiana, che è molto carina, piace anche il femminello, puoi scegliere. E se no, appunto, è buffa questa, non interessa. Voi lo capite quando dico che devo andare a Milano, non vado a Milano, vado qui a Napoli, chiedo agli ragazzi, no? Ecco, e quindi c'è questa possibilità. Chi sei? C'è appena tutto. Implicazioni della teoria del gender, poi farò una pausa, intanto, allora, il gender, vogliamo descrivere le sue implicazioni. Superamento del sistema binario dei sessi, maschio e femmina. Con tutte le varianti possibili, genitore 1, genitore 2, lo schwa, tutte le varianti che possiamo, cioè con tutte le sue conseguenze. Identificazione della sessualità con la coscienza che se ne ha, cioè ridurre la sessualità a autocoscienza. E quindi è un'antropologia, diciamo, che è assolutamente disincarnata. Infatti ci sono delle
delle femministe legate al postumanesimo, che dicono, che sono neomaterialiste, dicono: ma come, sessualità è importante, la cultura, le spese così, e il corpo? Ma questo siamo con la gente, questo già le postumaniste, cioè altre correnti filologiche, diciamo, oggetto di corso quest'anno all'Accademia, di un complesso corso di postumanesimo, che è ancora oltre il genere. Quello che dove stiamo andando, ragazzi, uomo macchina, uomo animale, non avete idea dove stiamo andando, già si sta teorizzando. Ancora, l'equiparazione di uomo ed eterosessualità. Equiparazione vuol dire che sono indifferenti. Mi sembra un po' strano, cioè, ma è possibile che la dinamica di una relazione omosessuale possa essere omologata alla dinamica di una relazione eterosessuale? Parlo di dinamiche psicologiche, ma se mi piace una donna, cioè chi io non sono, ma la stessa cosa quando mi piace un uomo è chi io sono, basalmente, una dinamica mi porta a uscire da me per incontrare chi io non sono, un'altra dinamica mi porta a non uscire da me, o meglio a cercare nello specchio dell'altro ciò che io sono. Non voglio entrare di più in narcisismi, non voglio entrare nella psicodinamica, però che ci sono due dinamiche diverse mi sembra, mi piacciono cose diverse. Ma equiparazione nel senso della dignità, è indifferente una cosa o l'altra. Quindi formazioni di famiglie alternative basate su dinamiche nuove. E l'idea di filiazione sganciata dalla coppia coniugale. Non parlo di generazione, perché si può avere figli in modo diverso da quello della coppia. Ecco, sentite come Molso Letizia giustamente fotografa la situazione. La teoria del gender, tra virgolette, perché il Papa sta citando il sinodo, nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Si prospetta una società senza differenze di sesso e svuota la base antropologica. Questo è il problema. Ecco, pensate, e quindi questa è una famiglia, secondo me, una famiglia possibile. Ecco, e questi sono i modelli che i nostri ragazzi ricevono dalla televisione, dai loro beniamini che sono cantati, cacciatori ancora sono ancora sull'internet, perché è un ambiente molto maschile, i loro suoni si nascondono, ma certamente cantanti, varie così. Pensate ai Maneschi, no? Appunto, l'ambiguità anche fisica, cioè fatta come ostentazione di una novità, di una diversità, e sono i loro ideali, sono i loro ideali. Ecco, è solo moda, sì, ma capite che proporre una fluidità del genere, dei ruoli, degli orientamenti, non è senza influsso stabile su una mente che si sta sviluppando e sulla loro identità. Quindi questo è. Ma io ho parlato una cinquantina di minuti, credo, quindi farei una pausa. E poi, dopo aver visto questo, ci ristoriamo un attimo con questo, tornando come Deva. Ma perché vorrei, dalla seconda parte, vedere alcuni piccoli aspetti della sessualità nella prospettiva personalista, cioè del magistero moderno, e poi vedere alcune conseguenze del genere sulla famiglia e altre questioni. Perché faccio vedere questo? Lo dico subito, ma facciamo una pausa, perché io credo che non possiamo pensare di controbattere il gender in maniera negativa, dicendo sbagliato. Il vero anticorpo è una sana educazione sessuale, che di cui le parrocchie sono gravemente latitanti. La scuola non la fa, i genitori ancora meno. Quindi è inutile che ci lamentiamo dei nostri giovani e di quello che dove stiamo andando, le famiglie, se non facciamo, dove altro? Se non diamo un'educazione affettiva, sessuale, programmata, sistematica, cominciando tanto molte volte a educare noi, almeno alle metodologie. Parlavo prima, no, con te, con i modelli come il Tistà, no? Modelli cattolici che sono di educazione del gender free. Ma non ne parlerò, il nostro pedagogista, però indicazioni ve le posso dare. Quindi io penso che
essendo lo scopo di questo incontro quello di poi programmare i decanati dei programmi pastorali, quello che sarà, ecco, io ecco, penso che gli aspetti sono conoscere il gender, le sue limitazioni, l'antropologia cristiana, ma proponendo dei percorsi adatti alle famiglie, come i genitori possono parlare di queste cose, e ai figli. Quindi penso che ecco, questa è la nostra vera risposta. È venuto a strapparsi i capelli, io non ce l'ho, il po' che mi ritengo, è venuto a strapparsi le vesti, però dobbiamo rispondere positivamente con una sana educazione affettiva e sessuale. Questo è, però dobbiamo cominciare a fare, perché finora, siamo sinceri, si è fatto poco. Niente, tanti uomini attorno adesso. Pausa, però il direttore si dice quanto? 10 minuti. 10 minuti? Ci date il caffè anche? Grazie. Allora, dopo aver visto il gender, mi sembra importante sentire la nostra proposta. Secondo il Magistero contemporaneo, vorrei partire dall'idea della sessualità che ha persona umana, che in italiano fu intitolato alcune questioni di etica sessuale, vi ricordate, nel 1975, è piuttosto rigoroso, ma soprattutto masturbazione, matrimoniali, omosessualità. Aveva un'introduzione molto interessante che dava, siamo nel 1975, la prospettiva nella quale questi problemi vanno studiati. Ecco, dice persona umana. La persona umana, giudizio della congregazione dottrinale della fede, la persona umana, a giudizio degli scienziati del nostro tempo, così profondamente segnata dalla sessualità che questa deve essere considerata come uno dei fattori che danno alla vita di ciascuno i tratti principali che la distinguono. Quindi abbiamo la sessualità vista in funzione della persona, quindi c'è la stessa persona umana, quindi non in funzione di uno scopo, ma della persona. Dal sesso, infatti, continua il testo, dal sesso infatti la persona umana deriva le caratteristiche, abbiamo qualche problema, ecco, caratteristiche che sul piano biologico, psicologico e spirituale la fanno uomo e donna, condizionando così grandemente l'inter suo sviluppo umano, verso sviluppo verso maturità e il suo inserimento. Vedete che la persona umana è caratterizzata nel senso maschile e femminile non soltanto sul piano biologico, ma anche psicologico e spirituale. Qualcuno dirà spirituale, che le anime sono sessuali. Sì, certo, perché se la realtà profonda del mio essere è maschile o femminile, è chiaro che esiste il modo di esistenza spirituale e maschile. Secondo noi sono le realtà spirituali che governano quelle materiali, non viceversa. Certo che se noi abbiamo un'idea biologica di sessualità, dice certo l'anima non ha una connotazione genitale, è ovvio, sarebbe buffo non dirlo, non dico che è buffo, in un senso. Proprio qui che l'antropologia cristiana vuole superare questa idea biologica di sessualità. L'anima non ha i cromosomi, cioè, però esiste una connotazione non solo biologica, psicologica, anche spirituale. Vorrei spiegarmi, qui è proprio un ribaltamento dell'antropologia, ma nel senso classico. Vedete, sono realtà spirituali che governano le realtà materiali. Quando diciamo che una donna è fatta, per esempio, per la maternità, non è che la donna è fatta per la maternità perché ha utero, al contrario, essendo fatta per la maternità, spiritualmente ha un utero, che è la modalità fisica di diventare madre. Cioè la donna è prima madre nella profondità del suo essere e poi questa sua profondità dell'essere si esprime, si rivela, si incarna nel suo corpo. Questa è l'antropologia che dobbiamo seguire, che è quella che ci è proposta appunto Cistella. La Chiesa Cattolica riprenderà, addirittura parlerà di anima e di corpo, nello stesso modo di parlare. Quindi, proprio in base a questi testi, vedete il carattere tipico della sessualità umana
quello di risultare, come dicevo prima, dal concorso di dimensioni somatiche e psichiche. Sorta umana non è dunque definita adeguatamente da un qualsiasi elemento corporeo, solo, o con altri, ma neppure gli elementi psichici, separati da quelli corporei, contro il genere, che pensa agli elementi soggettivi, culturali, fisici, sono sufficienti per definire che l'uomo è sessuato a tutti i livelli. E quindi, essendo i livelli diversi, l'armonia, cioè la salute sessuale, deriva da questo benessere, da questo convergere delle diverse realtà. Sentite questo testo di Boris Letizia, più descrittivo, ma ci propone lo stesso messaggio. Nella configurazione del proprio modo di essere, ecco qui assume l'idea personalista che uomo e donna è un modo di esistere, la configurazione del proprio modo di essere, femminile o maschile, non confluiscono soltanto fattori biologici o genetici, ma anche molteplici elementi relativi al temperamento, alla storia familiare, alla cultura, alle esperienze vissute, alla formazione ricevuta, alle influenze di amici, familiari, persone mirate, da altre circostanze concrete che si lo sforzo della tanto. Quindi abbiamo qui descrive i fattori che determinano questo, che configurano questo modo di esistere. Ancora continua il testo, tenendo insieme la dualità e anche però la fluidità. Sentite come continua il testo e come si completa. È vero che non possiamo separare ciò che è maschile e femminile dall'opera creata da Dio, che è anteriore a tutte le nostre decisioni ed esperienze, dove ci sono elementi biologici che è impossibile. Certamente. L'uomo è il corpo, però è anche vero che il maschile e il femminile non sono qualcosa di principio. Si tratta quanti uomini sono più teneri più donne. Pensate un uomo, infatti vi dico il Signore, io non capisco. Il mio babbo, con me era rigidissimo, e con le mie figlie invece era anche, certo, perché con te doveva svolgere un ruolo di educatore, con le tue figlie, come nonno, invece può tirare fuori le corde della sua tenerezza, che non poteva toccare queste corde di tenerezza quando era padre, che non sentiva delle responsabilità nei confronti. Quindi quell'uomo era già tenero, ma non poteva toccare quelle corde. Le figlie che lui sentiva il dovere più o meno legittimamente non di essere forse severo. Quindi ecco, il testo ci ritiene insieme delle due cose. Ma sentite dal punto di vista speculativo come la posizione cattolica verso il genere. È un testo molto sintetico, molto bello, di Amoris Laetitia. Quindi, questa è un'espressione tipo teoretico. Non si deve ignorare che, citazione, sesso biologico, sex, il ruolo sociale e culturale del sesso, gender, si possono distinguere ma non separare. Ecco il punto. Ovviamente il sesso biologico e il sesso culturale sono cose diverse, è ovvio, ma il gender le separa e le oppone, dando prevalenza a quella realtà psicologica, soggettiva e culturale. Diciamo no. Si distinguono e non separano, l'uomo è unità. E quindi questo è il nostro modo di accogliere alcune istanze, cioè, istanze, ma non certo la sua antropologia, che è devastante, un'antropologia che nega la realtà dell'uomo, oppone ciò che deve essere invece distinto. Ecco, quindi questo, riteniamo questa affermazione di Amoris Laetitia, che a questo aspetto teoretico è di grande importanza. Perché al contrario invece di quello che stiamo dicendo politicamente, la teoria del genere invece spezza unità di diversi aspetti della sessualità umana, privilegia gli aspetti soggettivi e culturali rispetto a quelli culturali. L'opposizione sesso-genere non coglie il significato personale del corpo, e del corpo sessuale in particolare. Ricorderete, penso tutti, come ricordo io, il testo, l'espressione emblematica di Gabriel Marcel, il giornale metafisico, Je suis mon corps. Nel contesto, dice Gabriel Marcel, quando è un esistenzialista cristiano, quando io dico io ho un corpo, cioè, bene, io possiedo un corpo, ma non, questa idea di avere un corpo non esprime tutta la ricchezza del senso. In effetti io non ho un corpo, io sono.
io sono. Quindi il corpo umano, la sua dualità maschile e femminile, esprime, proprio in quanto sessuato, questa espressione di Giovanni Paolo II, l'apertura della persona. Ecco perché in Genesi maschio e femmina li creò, no? Il Dio comunione non può altro che creare una dualità, maschio e femmina li creò. Pensiamo al racconto, prima rievocavo con Genesi 2 o Genesi 1, racconti vanno letti, no? Con complementarietà. Giovanni Paolo II spiega, i biblisti dicono quello che vogliono, sappiamo che Dio è la Trinità nella Bibbia, però questo plurale, dice, questo Dio, dice, creiamo, facciamo. Cioè, e comunque la natura cristiana è questa, Dio è comunione di persone, la sua immagine non può essere altro che una comunione di persone. Quindi nel simbolo dell'uomo e della donna, nella dualità della donna, fatti per gli benedisse, e comunione feconda, guardate, no? Moltiplicatevi, dominate. Quindi nella dualità dell'uomo e della donna si riflette l'immagine di Dio, perché l'uomo realizza l'immago quando è capace di comunione. Quella sessuale è naturalmente il simbolo. Non è l'unico, non è l'unica comunione possibile, ma quella è naturale, è data. Sappiamo che il matrimonio è fatto da naturale. E quindi la dualità sessuale, in quanto incarnazione della persona, rivelazione della persona, esprime proprio la sua stessa dualità fondamentale, la chiamata di ciascuno alla comunione, che è completa quando mi incontro con l'altro, con l'alterità. Perché la comunione piena è quando io faccio esodo da me e incontro chi io non sono. Quindi questi sono gli elementi fondamentali. Ovviamente poi sappiamo che all'interno della relazione fiorisce la vita e l'amore coniugale si fa carne nella realtà del figlio attraverso i gesti. Questi sono contenuti di teologia fondamentale che sono la sostanza dell'educazione sessuale cristiana. Diciamo che il Francesco Consorzio dice educare i ragazzi al accogliere il significato sponsale del corpo. Sponsale vuol dire che è fatto, se Giovanni Paolo II, che è fatto per l'incontro di una comunione totalizzante. Sponsalità significa promessa, sponsor, che vuol dire prometto. Sponsalità è dedizione, totalità di comunione. Totus, l'espressione che ancora spesso al concilio, perché il manetite, l'amore coniugale, l'amore totalità, anima e corpo, sensibile e spirituale. Totalità anche nel tempo, perché se io ti amassi completamente oggi, ma riservassi qualcosa per il futuro, non è una totalità umana. Cioè, l'amore è fedele fino alla morte, perché l'amore umano è una totalità attraversata da una categoria del tempo. No, questi sono gli elementi, no? Passare ai nostri elementi. E come dicevo, dopo questa carrellata brevissima sulla alcuni elementi della propologia cristiana, direttamente opposti al gender, bisogna vedere con cui alcuni problemi particolari. Intanto una domanda, che cos'è famiglia? Non abbiamo visto la famiglia nucleare, la relazione tra uomo-donna e nella generazione. E la prospettiva del gender, quella è soltanto una delle forme di famiglia. La prospettiva del gender, ogni convivenza stabile di persone con vincoli affettivi è detta famiglia, che sia unione civile o altro. In questo momento abbiamo tantissime situazioni. Magari definendo la famiglia alternativa, se la famiglia nucleare è quella che abbiamo visto, che ancora corrisponde a un modello naturale di famiglia, è la model family, questa è televisiva, la model family, vedete, comprende diverse situazioni. Vedete, ci sono da una parte, questo è il grassone, quel pelo rosso, che hanno adottato una bambina, c'è quell'altro che hanno adottato un bambino, poi il figlio naturale, c'è poi sono convivenze stabili, effettivamente connotate per la persona, le famiglie. Quando si dice il ministero delle famiglie, sentite puzza di bruciato, perché non intendono le famiglie come un numero di tante famiglie, ma come i diversi modelli. Vedremo poi come passa l'educazione dei giovani attraverso alcuni esempi. Proprio
facevo un seminario con i ragazzi studenti lì a Roma e uno ha studiato nei paesi del mondo dove è possibile avere proprio il matrimonio omosessuale. E la stragrande maggioranza dei paesi ha il matrimonio omosessuale, come i paesi dell'America Latina, dove gli Stati Uniti hanno imposto, no? Colonizzandoli, la loro cultura. Tanto il Santo Padre parla del genere come di una colonizzazione, lui dal punto di vista degli argentini. Perché vedete, il gender è nato da noi, noi l'abbiamo accolto serenamente, perché è venuto fuori dai nostri filosofi, capito? La gente l'ha preso piano piano, invece là è stato imposto dalla cultura nordamericana. Quindi lui lo vede argentino, ci ha colonizzato, e purtroppo i colonizzatori siamo noi, che abbiamo creato e disseminato, obbligando nel paese del mondo il genere. La moglie sentizia di là, quando vede i vescovi africani, hanno ragione, che è ingiusto che le politiche di cooperazione internazionale pongano come condizione che ci siano delle leggi che permettono unioni omosessuali. Credo che nei paesi africani dell'Africa nera ancora gli omosessuali sono messi in carcere, sono perseguitati, quindi c'è probabilmente una cultura eccessivamente persecutoria, ma si passa, no? Appunto, se vuoi aiuti, un tempo volevano il controllo demografico, ora che il controllo c'è, ora viene imposto l'accettazione di questo tipo di cultura, gender, del tutto estranea a quelle culture locali, quindi una violenza da accettarsi, prevede forse Letizia, quando giunge il vescovo africano, ma proprio intervenuto sul passaggio. In pratica, cosa succede con queste leggi? Il biopotere, cioè quindi chi ha il potere culturale, legislativo, quindi chi è capace di influire sulla vita degli altri, il biopotere ha fatto sua la nuova simbolica della famiglia, questi nuovi modelli. Impone attraverso politiche, leggi, educazione, una nuova disciplina dei corpi, dei sessi, della generazione. Pensate, tante serie televisive dove con molta tranquillità si mostrano in contemporanea famiglie naturali, famiglie omosessuali e gruppi più diversi, in maniera molto più frequente di quando accade nella vita, perché se gli omosessuali maschi esclusivi sono il 3-4% della popolazione. E invece in questi film c'è sempre anche, quindi dà l'idea, ecco quello di omologazione. Ti do l'idea che su questo pianerottolo convivono sempre diverse famiglie. Pensate, tu vedi questo film una volta, due, tre, tutti i giorni, ti assuefatto a questo modello. Ecco il biopotere. È il potere riguardo ai temi della vita che è capace di imporre discipline, persuasioni nuove attraverso le leggi. Quindi la famiglia, come diceva, la famiglia profondamente ferita dal genere. E non facciamo solo il discorso cattolico, a noi non ci interessa tanto, noi non lo facciamo, lo fanno loro. È un discorso ipocrita e direi codardo, perché le leggi fanno costume. Se io, cioè ciò che è lecito legalmente diventa lecito eticamente, tanto è inutile illudersi. Quindi, come le immagini, le leggi trasmettono questi nuovi modelli, così verranno assorbiti anche dai nostri ragazzi. Provate a intervenire, mi chiamavano gli scout, c'è un problema, no? I capi scout omosessuali hanno fatto l'unione civile, a parte quegli assistenti che li presentano. Ma la domanda è, ma un capo scout può essere in un'unione civile, pubblica, notorio, per un motivo che nello scoutismo il capo è un modello dei ragazzi. Ma se io fossi un padre cattolico, io ti mando all'associazione cattolica, mi aspetto per tipo di educazione di cucina cattolica, e loro dicono, ma allora siamo intolleranti. Queste sono le questioni sul tappeto. Poi hanno questioni molto più drammatiche, però c'è un adolescente, è un momento di crisi di identità, sta sviluppando una forma di transgender, ma reale, no? Forse lo supererà, forse no. Nel momento della cresima, dice, come ti chiami? Mario, dice il del battesimo. Mariana si fa chiamare. Poi invece con lo spagnolo ha chiesto, cosa devo fare? Questo ragazzo, ragazza, è una violenza di un nome che in quel momento non accetta.
questioni molto concrete. Scuole cattoliche, diciamo, o smettiamo di chiamare le persone di nuovo. Un bambino che, secondo la psichiatra infantile, ha bisogno di vestire in modo femminile o di cambiare nome, almeno momentaneamente. Discussione dal punto di vista tecnico, se è giusto farlo, non entro nel problema psichiatrico. Ma se è detto che è bene fare così, poi guardando quella scuola, dove un ragazzo dice: io voglio avere un nome diverso. Ora, recentemente mi viene detto che in una scuola hanno messo il regolamento interno che si cambia il nome sul registro, che è contro la legge, perché il registro non ha potuto. E si chiama il ragazzo col nome di chi è. No, bisogna chiamare un perito che dice così, i genitori che sono di un minorenne, così, e allora si può chiamare, magari spiegando in classe, che Luca da un po' di tempo, oppure la Lucia da un po' di tempo ha un problema di identità, desidera, diciamo così, non rispettiamo questo solo momento. Questi sono i problemi concreti in cui ci si trova nelle scuole. Dico cose di cui io sono protagonista, perché magari mi telefonano, mi chiamano, o so che hanno fatto domande vede l'educazione cattolica, problemi emergenti, quello degli altri. La questione omosessuale, che parliamo ora, diciamo alcune piccole cose. Intanto, la persona non può essere ridotta al suo orientamento sessuale, sono una persona, perché ciascuno di noi, prima di essere etero, uomo, bio, quello che volete, è una persona con vita e diritti, ma questo comporta il riconoscimento dei diritti personali indipendentemente dall'orientamento sessuale. Parlando con il linguaggio del Magistero, che parla di diritti legittimi, bisogna tutelare i diritti legittimi, che parla di ingiusta discriminazione. Magistero. Perché la discriminazione sarebbe un trattamento differenziato, che però a volte è giusto perché sta nella situazione differenziata. Ma l'idea è questa. Bisogna tutelare i diritti legittimi degli omosessuali in quanto persone cittadini senza perdere la realtà delle differenze. Cioè, il paradigma antropologico per noi resta quello eterosessuale, ma questo non può significare disistire anche gli omosessuali. Sentite un testo dell'86, Ratzinger l'ha firmato, della Teologia della Fede, che è il testo più completo, ora ancora fatto dalla congregazione, omosessuale, e rivolta ai vescovi, alcuna pastorale della persona omosessuale. Vedete, questo numero 10 diceva tante cose, no? Riguardo al senso degli atti, al disordine, il testo completo, però a un certo punto dice qualcosa che sembra la situazione di Cirinà. Se dicessi che la scritta diceva la Cirinà, sicuramente vede quella. Si sente cosa dice. Ha deplorato con fermezza che le persone omosessuali siano state e siano ancora oggetto di espressioni malevole o di azioni. Simili comportamenti meritano la condanna dei pastori della Chiesa ovunque si verifichi e si rivelano una mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei principi elementari su cui si basa una sana convivenza. L'identità propria di ogni persona deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni, nelle legislazioni. Il testo è molto chiaro. Non è soltanto questo, ci sono tante cose, studianti omosessuali, la pastorale, però parlando dell'atteggiamento non può essere anche questo. Proprio a questo proposito sono molto delicate fonti di polemiche l'atteggiamento dei cattolici, ma ricordo dei politici cattolici di fronte alle proposte di legalizzare le convivenze omosessuali. E durante è uscito nella congregazione documento di cui dico sintetizzo gli elementi. No alle ingiuste discriminazioni. Ma faccio un esempio. Se un omosessuale notorio fa il guidatore di tramvai, cioè, sinceramente, cosa fa? Ha letto, non c'è il testo molto. Guardate che lo guidi bene di tram. Ecco, se un omosessuale prende a firma appartamento, perché lo voglio firma? Certamente discriminazioni su questo punto sono del tutto immotivate. Poi ci sono ancora alcuni beni che vanno garantiti ai singoli e a coloro che fanno vita di coppia, però l'idea del Magistero sarebbe questa, riconoscere non in quanto coppie ma in quanto cittadini.
però riconoscendo l'unico copia, mi spiego. Casa, lavoro, libertà di espressione, eredità con il ribelle. Allora, due signorine lesbiche, due professoresse, quelle proprio non pensate a quelle vestite con le piume di struzzo, no, due professoresse noiosissime, di fisica e di matematica, che vestono di grigio, come era la mia, noiose, fanno ripetizioni, mettono insieme i soldi per comprarsi la casa. Tutta la vita, lo stipendio, la loro casa. Ma se noi non riconosciamo il diritto di reciprocità, no? Per cui quando una muore, l'altra che ha comprato la casa e in possesso di tutto, accadrà che quando una delle due muore prima dell'altra, l'eredità la prendono i nipoti, manco la guardata. Mi sembra giusto questo. Oppure, in Italia, ognuno di noi dice all'ospedale a chi si danno le notizie, ma fino a una ventina d'anni fa la legge diceva che le notizie si danno ai congiunti. Quindi può capitare che c'è un ragazzo omosessuale, magari malato di AIDS, all'ospedale, le notizie le danno al fratello che l'ha pigliato a calci di dietro e non al compagno che invece un amore per me, e mi sembra giusto. E comunque, buon senso. O ancora, proprio parlando di questo, lo diremo anche dopo, non è detto che in una coppia omosessuale tutto sia peccaminoso. Se un ragazzo omosessuale sviluppa un cancro della prostata o un tumore, al polmone e il suo compagno lo cura amorevolmente e va tutti i giorni a due volte al giorno, pensate che davanti a Dio non sia meritorio questo. E mi dice uno, ma lo fa per amicizia? No, lo fa per un amore erotico, che però è capace anche di una profonda intenzione personale, soltanto di questo. Quindi dirà, infatti, il Magistero dirà, anche l'ultimo documento, quello contro le benedizioni, dirà, pur riconoscendo che ci sono dei valori anche in queste coppie, però non può essere preparato al matrimonio per riuscire la benedizione. Quindi, la riflessione magisteriale sta muovendo verso un riconoscimento di beni all'interno della benedizione. Siamo in un momento molto fluido di passaggio. Anche perché noi abbiamo un modello sessuale rigido, ma molto chiaro. La vita sessuale, la sessualità, ha come contesto proprio l'amore coniugale. Quindi è l'amore coniugale che è un amore di totalità, che si esprime nella totalità dell'interazione. Questo. Quindi dovremmo cambiare modello per dire che o che la sessualità può essere disgiunta da un amore totale, o che l'amore omosessuale può essere totale. Quindi cose che, cioè, simile a quello coniugale, cosa che mi pare difficile da questo psicodinamico anche. Quindi poi parliamo di diritti, torniamo a questo lo comporta, e qui c'è sempre un documento, un riconoscimento di tipo coniugale e familiare delle convivenze stabili. Quindi riconosce diritti legittimi? Sì, ma riconoscere la legittimità di queste coppie? No. Quindi l'idea di che sia un matrimonio equivalente tipicamente genere, cioè due persone che stanno insieme con vincoli affettivi, maschi, femmine, cani, uguale, tutto uguale, basta. Tutto questo distrugge, altera profondamente, la realtà del matrimonio. Questo riconoscimento, viene detto anche, lo può tradursi in un danno per le famiglie. Come dicevo prima, lo leggo qua, dobbiamo riconoscere la possibilità di relazioni profonde per il successo. Dobbiamo anche riconoscere che la dinamica antropologica di queste relazioni è diversa. Lo leggo quando vi l'ho già detto: l'amore coniugale è amore di comunione, che tende alla totalità. Per poter realizzare questa compiutezza, si pone una diversità personale, inclusa quella sessuale. Perché vedete, l'amicizia, io amo un'altra persona, che può essere maschio o femmina, e ne amo tante, perché non c'è totalità, non c'è interazione. Ma se io mi gioco come maschio, l'altro da me non può essere una persona, è una femmina. Ecco la differenza tra l'amicizia paterna, l'amicizia e l'amore coniugale. Perché io l'amore coniugale mi gioco nella mia totalità, anima e corpo, come maschio, dal mio punto di vista. E quindi, sessualmente parlando, la mia alterità non è un'altra persona, è un dono, cioè una creatura che non è il mio modo di esistere. L'amore coniugale, infatti, esige un esodo verso il non sé, verso l'alterità, la sessuale dell'uomo e la donna, e viceversa.
Questo non vuol dire che l'amore eterosessuale sia, cioè, gli eterosessuali ci fa male. Tanti eterosessuali picchiano le donne, le ammazzano, figuriamoci. Dico soltanto che mentre l'amore eterosessuale è aperto in piutezza, l'amore omosessuale, anche il più compiuto, rimane al di qua della compiutezza. Questo è l'idea. Che questo è un pensiero omofobo, secondo me. Questo è omofobo. Pensate, molti di voi hanno detto, come si esagera nell'esaltare l'amore omosessuale. Quello che è l'estremo, che ci sterno, te lo dico io, è l'estremo del, diciamo, di una accoglienza, è ancora insufficiente per la cultura del genere, che ha sradicato completamente questa nozione di alterità, comunione, alterità, matrimonio. Sull'eterosessualità, infatti, permette virtualmente, base eterosessuale, perché ci sono gli uomini egoistici, virtualmente, la possibilità di superamento radicale dell'autocentrazione, in ricordo con l'alterità dell'altro. Sì. Il generale, questo è un grosso problema, perché il generale coinvolge le creature. Nella visione personalista, l'amore coniugale si fa carne nel figlio. Questa è l'idea personalista. È l'amore che si carne nel figlio. E il figlio, nella nostra visione teologica, non è altro che la definitività del dono che si fa carne. È la coppia che si è incontrata uscendo l'uno dall'altro, per dare verso l'altro, che esce da se stessa, generosamente, incontra l'alterità del figlio. È un cammino, è la comunione, la dinamica di comunione che sempre va oltre, che sempre si apre all'altro. I modi di dire questo sono tantissimi. Nella cultura contemporanea, però, i modi di generare invece si moltiplicano. Il biopotere, ancora una volta, ridefinisce la famiglia negando la rilevanza esclusiva del rapporto tra coppia coniugale e generazione. C'è quindi un'enfasi molto grande sulla filiazione psicologica e sociale. Ma pensate alle varie Barbara D'Urso, così, quando dice l'importante è amarsi. Qualunque amore è uguale, ma non è uguale. Ora che rispettiamo tutti, ma la gente di talk show, sapete, leggo i meccanismi di filosofia, leggo talk show, film, questa è una cultura popolare che sta avvelenando, in gran parte ha già avvelenato anche i nostri fedeli. Pensate, rimanendo nel campo eterosessuale, la fecondazione eterologa. Purtroppo ogni tanto compaiono dei messaggi stranissimi, voi non vedete, che dice fine della conferenza, ci hai dato un tempo, non so cosa hai fatto, non me lo blocca, quindi finora vi ho nascosto i miei piccoli drammi del desktop. Pensate all'eterologa, quando una coppia, un uomo sterile per esempio, e viene preso il semidonatore. E quindi quando il figlio non è frutto dell'amore coniugale incarnato, e dei gesti dell'amore, ma alle sue radici fuori del matrimonio. E questo è uno dei tanti modi, si allarga anche le coppie omosessuali, guardate qui il sindaco Marino, il signor di Roma, che unisce come sindaco delle coppie omosessuali, vedete questi due signori hanno già fatto due bambini, forse dice meglio no. Per esempio, cosa si può fare? Pensate, questo, qui sono due coppie di lesbiche, sono molto contenti, e si può fare l'adozione di figlio naturale generato in caso di lesbiche con semi donatore. Allora, il credo canonico ci insegna che mater sempre certa est. Allora, è una lesbica, prende il seme da un amico, lo compra, paga del seme, è madre totalmente. È madre perché è madre biologica, gestazionale, e partorisce, lei è mater. Però è stata mater non attraverso un uomo, un compagno, ma attraverso la tecnica. Ma questo nostro è mater davvero, la madre è bella. E allora può capitare che l'altra, la compagna, fa l'adozione, cioè adotta il figlio naturale della compagna. Cioè, stepchild adoption. Spiego il termine perché ne parlo tutti, ma non spiego. È l'adozione del figlio
del partner o della partner. È anche una cosa ragionevole. Pensate agli Stati Uniti. Una coppia è sposata a Boston, e si separano, la moglie va a vivere con i bambini a San Francisco, che è l'altra costa. A questo punto chi è che può seguire i bambini? Il padre naturale che è rimasto a Boston o il secondo marito che sta a San Francisco? Chi porta i bambini a scuola? Chi parla con i professori? Chi va dal pediatra? Il marito che sta... È chiaro che la logica, il bene dei bambini chiede che sia il nuovo compagno della donna. Sapete, i danni, come siamo si dice, il divorzio è un danno per il più. Qualunque cosa facciamo, ci fa del male. Questo. Quindi, qualunque cosa facciamo, ci fa del male. Ci separiamo per il bambino deve stare insieme, per vivere, e si grande separare. Però qui la logica è questa. Lei ha fatto un figlio naturale, nel modo detto, con tecniche artificiali, ma per lei è naturale, e la compagna lo dopo. Nel caso, e qui è due madri, è bellissimo, c'è Vecchioni, è un bellissimo, se lo conoscete, due madri, perché lui ha la figlia lesbica. Una canzone è di una bellezza, c'è un accompagnamento di chitarra favoloso. Sembra un po' il punto di partenza, ma una discussione di classe. Ascoltiamo questa canzone, leggiamo il testo, e lui dice a un certo punto, è strano, sta strano per tenere quello, però si vorranno bene, molto diversi. Insomma, è proprio un cantante che così noto mi parla di queste cose, è questo è la cultura dei nostri ragazzi. È una canzone di una tale delicatezza, una tale bellezza di testo, una tale bellezza musicale che non, in verità, mi piace, mi canta, ma sta trasmettendo un'idea, la normalizzazione di questo, queste situazioni. Oppure una coppia di maschi, uno è il padre naturale, e hanno preso i nuovi usciti a Barcellona, perché in Italia non si trovano, e c'è una madre surrogata, che è la madre gestazionale, figlio naturale di uno, no. Quando poi non, addirittura non è possibile l'adozione tout court, bambini in stato di abbandono come fosse una coppia coniugale. Questa è una grossa questione. E quando c'è di mezzo un bambino, penso deve essere completamente tutelato. Possiamo anche rifiutargli il battesimo. Però mi è capitato a Firenze, una coppia di lesbiche che voleva portare il bambino loro al fonte. E non accettavano, come si suggeriva, quando portare il padrino alla madrina, perché volevano, portando la bimba al fonte, legittimare davanti alla comunità cristiana la situazione. Parli, prendo il dilemma. Primo, una cristiana adulta chiede per sua figlia il battesimo, che è un mezzo di salvezza. E io però, per motivi di scandalo liturgico, non sapere come gestirlo, dico di no. Pensate quindi l'imbarazzo, è un mio studente, che il professore non vuole saperlo anch'io, ha tenuto a chiedere la scienza. Cosa può dire anche la scienza? Cosa può dire? Capite? Va gestito con saggezza, di volta in volta. La domanda è a monte. Se è giusto che una coppia omosessuale faccia un figlio, o possa adottarlo, ma dove questo è possibile? Cosa fare? Che poi, sapete, ricordate questo invento del suo compagno, l'hanno fatto più anche loro, però questa è la realtà delle cose. Però invece la pubblicità è questa, è la famiglia gay mulino bianco, quindi sono due ragazzi, belli, puliti, hanno una casa di allenatore, è che sono simpatici, la realtà è questa, ma... Famiglia Mulino Bianco, gay è questo. Ecco cosa, un messaggio che passa. E ecco, due ragazzi, una bimba che nessuno vuole, non gliela diamo. Noi ti lasciamo l'istituto a languire. Sono questi i messaggi che passano. Io a questi non gli darei attenzione. E a questi magari sì, come prima immagine. No, lo dico, sorridete, avete ragione. Ma capite la forza di queste pubblicità, di queste immagini? È tutto costruito ad arte per creare una nuova mentalità, un nuovo immaginario, una nuova simbolica della coppia, della generazione. La domanda che dico sempre tutti: perché la coppia sposata si estende poi ricorre a tecniche artificiali o messa adozione, ma l'omosessuale no? Per un motivo: perché la coppia eterosessuale vive un amore potenzialmente fecondo, soltanto accidentalmente per se stessa. Una donna che è un amore coniugale.
le tecniche artificiali sono un aiuto ad una accidentale fertilità. È la coppia è personalmente. La fecondità è un fatto della coppia. La coppia ha una sua fecondità. Il magistero, questo è sempre un testrato, la sua fecondità è una fecondità dell'amore, che prima di diventare fisicamente fecondo è personalmente. E l'adozione quindi prevede questo. Ma come vi dicevo, se qualcuno mi dice che gli amori sono tutti uguali. Ultimo punto, poi parliamo, qualche saggio di gender come passa ai bambini. Bambini molto piccoli. E ha ragione il Santo Padre nello scrivere, è inquietante che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni, a volte comprensibili, ecco il mio assunto, sono cose comprensibili, il rapporto uomo-donna, la sessualità, i diritti delle persone omosessuali, comprensibili, vero. Cercano di imporsi con un pensiero unico, ideologia, termini anche educazione dei bambini. Quindi, nella mia impostazione mi sono ispirato proprio all'idea del magisteriale. Vi faccio vedere tre o quattro figure per farvi capire come passa ai bambini. Questa storia, lui si chiama Ovino, bambini piccolino lì, e stava facendo la cerita delle famiglie. La pagina prima c'è una famiglia di babbo. Poi arrivano questi due pinguini, che sono due maschi, una cilindra, e hanno due bambini, maschio e femmina, tutto molto stereotipato, e domanda Ovino: eppure voi siete una famiglia? Sì, rispose il due papà insieme ai loro piccoli. E Ovino commenta: ma guarda, anche questa com'è bella. Omologazione, perché di cosa ha bisogno il bambino? Di avere degli adulti che si prendono cura di lui. È bella anche questa, perché io vino soddisfatto. Vedete, io l'ho detto in 2 ore di conversazione, questo l'ho detto in 10 secondi di sguardo. Sentite ancora questa. Nella pagina prima è stato detto che per fare un bambino ci vogliono i semini e gli ovini. E dice, no, per fare un bambino ci vogliono, perché Franci e Mary e Franci vogliono bene e vogliono che avere un bambino, però non hanno semini, sempre leggete. Ma per fare un bimbo ci vogliono un uomo e una donna. La donna ha l'ovino nella pancia e l'uomo mette il semino. Mary e Franci erano due donne, avevano solo ovini. Mancava il semino, cioè, poi c'è il fantino, no? Chissà cosa. In Olanda, faccio il verso, in Olanda c'è una clinica dove dei signori gentili donano i loro semini per chi non ne ha, o per chi ne ha e non funzionano, i virus, e non funzionano. A volte anche certi papà ne hanno bisogno. Franci si è fatta dare un semino, la clinica olandese, e anche questo, è così bello, no? I semini si trovano, i signori gentili li danno, usiamoli, facciamo. Terza cosa, questi invece sono Tommaso e Franco. Nella pagina prima Tommaso e Franco sono ancora fidanzati, sono nei prati, camminano, sognano bene. Poi a un certo punto dice: voglio fare anche loro, si sposano, vogliono fare bambini, però gli manca il pancia. Nella clinica americana i dottori hanno fatto incontrare l'ovino e il semino portati da Franco e Tommaso, perché uno ci ha messo il semino e l'ovino l'hanno comprato. E li hanno messi nella pancia di Nancy. Lia ha cominciato a crescere. Lia, due papà. Nessuno dei due l'ha portata in una pancia, ma entrambi insieme l'hanno messa al mondo, sono i suoi genitori. Purtroppo, sorella, la scuola di bambini, la scuola cattolica, avevano questi qui, dico: ma sorella, ma la psicologa, ma guardi quello che c'è dentro, sorella, ma guardi quello che c'è dentro. Questo è il gender dell'educazione, perché le immagini hanno una potenza di impressione nella fantasia dei bambini, creano modelli. Ecco, finisco con questa domanda. Non possiamo certamente sottacere alcuni aspetti positivi dei modelli sessuali contemporanei. Dobbiamo accogliere i bambini, tipo non gli stereotipi sessuali, educazione all'accoglienza della diversità, cioè, ma il messaggio veicolato da pubblicazioni come quelle che ho mostrato è davvero finalizzato a educare alla tolleranza e all'accoglienza delle differenze, oppure finalizzato, come io penso, a una omologazione piena di sessualità e famiglie alternative?
Questa è la domanda, la risposta secondo me sì. Quindi è in atto un'operazione corporale sfacciata, non sottile, sfacciata, esplicita, alla quale non possiamo secondo me rispondere soltanto dal punto di vista educativo e catechetico, con degli anticorpi che però devono essere all'altezza di questa proposta, nei modi comunicativi e nei contenuti. Cioè devono essere persuasivi quanto la proposta del genere. So che è un compito, è una sfida, è una delle grandi sfide del nostro tempo. Ho tante cose che però mi chiudo qua per sentire un po' di reazione. Se il tempo era insufficiente, la relazione sta ancora più insufficiente delle domande, ma non per questo. È un gran tema, anche se. Grazie. Grazie a voi. Difficile quello che stiamo vivendo, dove purtroppo la visione all'esperienza cristiana è sempre più fragile. Siamo nella settimana dell'idea dell'unità di Cristiano. Se andiamo a guardare anche alle scelte e all'orientamento e alla visione cristiana che altre esperienze hanno fatto, noi ci troviamo in difficoltà nel cogliere anche tutta la bellezza e la complessità dell'esperienza di un tempo in cui penso che la maggior parte delle coppie che chiedono di sposarsi in chiesa sono già da anni conviventi, qualcuna delle quali anche già convivente. Quindi è già stato sdoganato abbondantemente il vissuto delle nostre esperienze cristiane questa modalità. Anche nelle famiglie già più cristiane, più arbitrate e che fanno un percorso di vita. Basta il figlio laureato che va a lavorare fuori all'estero perché ci sia la scusante di affrontare i costi, dover far trovare un lavoro anche a parte e quindi la possibilità di questa normalità. Allora, in questa complessità, dove le situazioni, come lei già ha sottolineato, sono già abbondantemente cambiate, dove ci serve la riflettere anche sulla presenza del sacramento del matrimonio, quando inizia, secondo l'ufficialità di una chiesa. La domanda è, questo tempo dove siamo in fianco con una problematica chiesa cattolica universale, con gli abusi dei preti sui minori, chi come facciamo l'informazione dell'omosessuale? Grazie. Non so mica Gesù bambino che risponde alla domanda fisica. Come può saperlo? Però l'eccellenza. No, la domanda no, no, diciamo che la domanda è molto pertinente. Se siamo qui a parlare di questo è perché siamo consapevoli che è una grande sfida, compreso tutto quello delle convivenze, così. Ma siamo qui proprio perché io credo, come chi mi ha invitato, immagino che dobbiamo ricominciare a fare catechesi, ad annunciare ciò in cui crediamo e non rinunciare. Ecco, questa è un po' l'idea che io vorrei fondere di un coraggio, che non è la polemica sterile di tante tribune che sento, no? E poi metto insieme politica e antropologia, no? Però qui dobbiamo, è proprio il nome dell'uomo, e io propongo ricominciare con programmi pastorali, con coraggio. Se pensi che i primi cristiani avevano davanti un mondo pagano che era corrottissimo, in cui anche la vita sessuale era estremamente discutibile, disordinata, eppure ci hanno creduto. Questo. Ecco, hai detto bene che purtroppo i disordini del clero ci tolgono credibilità. Se i santi padri sono così preoccupati, è poi perché non è la colpa di uno, è la credibilità di tutti. E
Quindi poi dice, proprio in questo caso, quindi no, hai toccato, non ho una ricetta, se non dire facciamo come stiamo facendo, cioè parliamo, facciamo programmi, ecco, diamoci una priorità, decidere che cosa è importante per noi, questa è una delle priorità. Individuiamo ciò che è più significante nel nostro tempo, di più non posso dire, dato anche delle indicazioni. Programmi, dei sussidi che ci sono per questo a livello molto alto, e la vostra presenza come responsabile anche dei canali è finalizzata a un progetto. Ringrazio l'arcivescovo che ha voluto passare la mattinata qua, immagino ricordi la tante da fare, molto importanti. Quindi non è venuto non è venuto più per rispetto a me, già quanto mi conosce, è venuto perché sa che il tema sta a cuore a tutti. Anche lui, evidentemente, se qui non ha fatto il solito vescovo che dice motivi precedenti, urgenze, ha trovato il tempo di stare qua. Questo, cioè, secondo me, è molto significativo. E voglio lodare, però, dire, ecco, la vostra presenza e la sua presenza ci dicono l'urgenza pastorale. Ora, dalla teoria della speculazione che io ho proposto, i problemi, urgenza pastorale, sentiamola. Questa è la mia risposta. Sentiamola, guardiamoci agli occhi e programmiamo. Anche la nostra stessa formazione. Questa è un avvio, no? Di risposta a una domanda, certamente. Grazie, Ministro. Questa è la mia pensiero, molto sul narrare la bellezza che non è da poco. Quindi questa parte ci fa proprio il coraggio di fare quello che abbiamo di poco. E quindi vado a stare. Però per una domanda qui, per esempio, abbiamo una grande possibilità. Ora oggi tutte le famiglie sono via televisione, no? Il catechismo potrebbe essere il veicolo mobile per il figlio ministro a mettersi in discussione, a proporre dei sussidi che diano degli strumenti. Che il periodismo diventa davvero non la via naturale di scrivere la vita. Io penso che come fanno le catechesi, penso a tutti i livelli. Quindi a ogni livello tenere presente questo. Che noi poi alla fine non è che noi facciamo l'educazione sessuale in senso tecnico, noi proponiamo un modello antropologico, di matrimonio, antropologico, un modo di percepire la realtà del corpo, la bellezza del corpo, le più grandi anche la gioia dell'eros. Che dice Santo Padre Mosè Tizia, non è mai distaccata dallo stupore, perché l'eros vero è come è bello ciò che vivo con te, come è intenso e gratificante e desiderabile ciò che vivo con te. Cerchiamo di parlare anche di questi termini, se parlare sempre per esempio dell'agape, della castità di Santa Chiara, i frati, no? Per San Francesco, quando parliamo anche della bellezza morta. Il problema che abbiamo è quello che moltissimi bambini nostri vivono famiglie divise, seconde, hanno 8 nonni. Dice, fa lavoro, dice, mia mamma è insegnante, non parlava più questo tema. Dice, il lavoro del papà, dice, quale? Il fidanzato della mamma? Certamente viviamo, poi dice, fa la comunione qua benissimo una volta. Ancora, 2/3 dei genitori. Quelli che sono presenti in chiesa non possono comunicarsi perché sono sposati. Ecco, qui dobbiamo rinnovare il linguaggio, trovare i modi, i tempi, i contesti per fare ciò che tu stai dicendo. Proprio questo, cioè approfittare delle situazioni, che può essere la preparazione del battesimo, il matrimonio, dove, come veniva detto, io faccio una volta, 30 anni fa, preparavo il matrimonio tutti i ragazzi di 22-23 anni. E ora c'ho, ma il matrimonio. Quelli che sono ancora non convivono, i bambini sono più imbranati, ti vedi, più imbranati, sono trentenni imbranati, che hanno problemi psicologici. E gli altri hanno i bambini lì, e come Santo Padre, diciamo, anche questo, prendiamoli dove siamo e portiamoli gradualmente ad una pienezza. Quindi non demonizziamoli, ma prendiamoli, facciamo anche. Ecco, questo mi piace dalla sfida.
sfida, che non è dire va bene convivi o no è uguale, no? Cioè, convivi c'è una cosa bella, guarda, camminiamo verso... Poi è tutta una pastorale da rinnovare. Il Santo Padre ha cercato di dare degli indirizzi, forse in maniera un po' maldestra, quella giustizia di limite, forse era proprio etico, il modo di dire le cose, ma questa pastorale credo che sia l'indirizzo, e prendere la realtà dove è e condurla verso l'ideale. Sì, voi rulliani avete la distanza, vero? Collello? Rio reale e il rio ideale, e che se troppo distante è negozizzante. Proponiamo il rio ideale non come una norma, ma come una seduzione. Come sarebbe bello poter vivere così. Quindi è una seduzione verso cui camminare. Quindi non è una norma che ti giudica, ma è un ideale che ti seduce, anche se sei lontano. Sono molto lontano, so che l'ideale mi piacerebbe. Se così, io posso fare questo, non è possibile. Posso fare questo. Però guardo avanti. Ma capisci anche il modo di proporre. Pensate quando in chiesa, io qui non l'ho fatto con voi, poi vi offendete, ma una volta se ci sono dei conosco, dico, magari tra voi c'è qualche sacerdote omosessuale a capo, statisticamente. In chiesa mi sono casato tutti, non mica tutti eterosessuali, non tutti sono fecondi, il 10% delle coppie in Italia è fecondo, bisogna parlare della fecondità così comune, dobbiamo tenere conto che ci sono il 10% delle coppie fecondi, vogliamo offenderle, dobbiamo sempre parlare della fecondità che può essere. Il corpo è quella che vuole, no? Come fa Moisè disse che mette allo stesso piano l'adozione. Ma la Chiesa lo spiega per campi, e questo è l'atteggiamento. Ma che non, però lo possiamo avere dei malati cronici. Se non sono campo, quella gente viene curata. Non escludiamo i malati, ma ci prendiamo cura di loro. Guarda, mi ripeto queste cose perché sono l'impostazione della Moisè Tizia, che è vincente, a parte particolari problemi, però è l'idea proprio questa: siamo quello che siamo, ognuno la sua realtà, partiamo da lì per andare un passo avanti, gradatamente, gradus vogliamo dire passo, step by step per voi dire, se no un passo una volta. Quindi la gradualità, la pazienza, non fare un'aristocrazia per cui sono altri buoni, non solo sono dei popolari, ci sono quelli così così. Questa è una parrocchia, non questa. Ecco, tornando appunto a cosa dite, partiamo da lì, da quello che è, e in quel contesto, quando è difficile, ecco, proponiamo quando è opportuno questo tipo di capire. Proviamo ad avere le idee molto chiare, programmi, progetti, anche molto confronto tra noi, ad ascoltarci, imparare dall'altro, ma questa cosa, collaborare, ecco. Questo incontro è un incontro che apre a vuole, vero? Aprire a programmazioni, coscientizzazione, ma c'è già perché tu devi parlare, e quindi passare dall'analisi del problema, come dicevo, alla soluzione. Che il Signore ci insegni, ma dobbiamo credere, perché la nostra antropologia, vedete, è l'antropologia dell'uomo, della bellezza, è l'antropologia in cui l'identità e diventa forte, e quindi diventa forte significa avere un'ancora del proprio essere. Pensate alla cronologia dell'identità fluida, l'incertezza, le relazioni con ciò che sono, dove vado, che è il nostro mondo. È il nostro mondo. Invece noi abbiamo un'identità forte e tollerante, un'identità sicura, è un io definito. Io ti consegno a te stesso. Questi sono progetti ambiziosi, ma questo è il nostro essere. Padre, grazie per tutto, ha accennato già qualcosa. Io pensavo questo, inutile nascondere il sito, ma nelle nostre comunità, oltre ad avere famiglie con bambini, ci sono tanti omosessuali che collaborano con noi in un modo sereno, tranquillo, e anelano anche e vogliono vivere una vita di conforme a quello che il Vangelo ci dice, ma come gli eteroni peccano pure loro, quindi fanno un cammino di fede e noi li teniamo tra di voi, cioè in tutte le comunità ci stanno queste realtà. Quindi il mondo omosessuale è inserito in seno a quello che è la vita di fede, del cattolico. Quindi questi documenti
le epidemie, perché sono momenti che illuminano, no, la nostra vita, e ci permettono proprio, ecco, di aiutare negli incontri, che sono persone come voi, sono come dicevate voi, e quindi automaticamente c'è tanta gente che non so se è come noi, sono persone come come noi. Perché noi diciamo, sì, sì, è lì qua, quando dobbiamo essere molto vigilanti. Sono come lui. Quindi, di fatti, credono in Dio e vogliono seguire Gesù Cristo. Però, ecco, c'è questa mandante che... Sì, no, la questione che ci permette non è facile per me. Perché dovremmo essere anche... Il Magistero Cattolico, senza dubbio, propone come ideale di una coppia omosessuale un rapporto anche amicale, affettivo, ma senza interazione fisica, quindi la continenza perpetua. Il che, laddove pensa, laddove non riusciamo a essere continenti, noi che abbiamo la vocazione, la formazione, la vita sacramentale e il controllo reciproco, eppure riusciamo a essere continenti manco. E questi ragazzi e ragazze non hanno la vocazione, la motivazione, non sono comunque per il decennio, ma sono capaci al matrimonio perché sono egoisti di Gesù, perché sono nati così, capaci al matrimonio, perché sono fatti per altro, quindi non è la motivazione nostra. Quindi è la proposta giusta, il Magistero che più di noi sa che è una croce, riesce a accettare la situazione come una croce, come una prima. E tante volte noi anche nel confessionale facciamo molto bene. Quindi dovremmo poi imparare di che pastorale fa, ci sono varie possibilità, le gruppi courage, il sostegno, il gruppo, a chi propone un'amicizia non erotizzata. L'etichismo cattolica ha un'espressione molto oscura, mai più ripresa, né prima né dopo. L'aiuto, no, di sacramenti, preghiera è una amicizia dell'autorità. Che cosa vuol dire? Non lo so, nessuno sa. È puntato alla catechismo. Un'amicizia di gruppo, cioè un gruppo che ti sostiene, cristiano, o un'amicizia non erotizzata, perché comincia come Eros e noi la educhiamo, questa è il problema dell'aiuto che abbiamo. Quando un ragazzo omosessuale, anche una coppia, sta alla Caritas e versa la bellezza con un spolone nel piatto del povero, credo che ti faccia. Il problema però è l'omologazione, vede il parroco sa che sono così è questo. Noi diciamo, come diceva una volta in Maria, non lo dire, ascolto di te, io te lo chiedo e tu non lo dici. Sa che è una forma di omertà, ma è un modo in questo momento per integrare, però faccio un esempio concreto. Allora, gruppo di azione cattolica, alla sera tutti diciamo la nostra realtà e dice, guardate ragazzi, io devo dirlo, io voglio uscire, io sono omosessuale. Adesso tu, ma no, tu sei, siamo tutti uguali, noi siamo tutti cristiani, baci, abbracci, no, tranquillo. Bello, no? Quella mattina si va a giocare al pallone e poi si fa la doccia tutti insieme. Ti piacerebbe? Non so, come sempre, ti piacerebbe che un ragazzo omosessuale ti guardasse come un possibile oggetto erotico? Esattamente come un ragazzo etero che va nel bagno al bimbo. Questo. Io dicevo a quelli, agli autori vocazionali della Francescani, sarete pronti ad accogliere, dicevano, come possiamo integrare? No, non lo dico, dico, ma faccio degli esempi. Dovete decidere voi se potete farlo. Quando siete in porzuncola tutti insieme il 2 agosto, vedete, dite per la prima volta, siete in porzuncola tenendo per mano la persona che più amiamo, per essere pronti ad accettare che non tenga per mano un ragazzo, una ragazza, stesso. Non c'è di erotico in tutto questo. Se amo questa persona, sono pronti ad accettarlo questo. Perché io non voglio dare ricette, soltanto che dobbiamo passare dalle affermazioni generali, faccio anch'io, però alla concreta pastorale. Che qui non sotto che fare una conferenza, dobbiamo andare alle applicazioni. Da questo contesto, cosa ne prego? Possiamo fare anche delle avventure, cioè non con il magistero, diciamo, in Belgio, in Germania, anche vicino, no? Diciamo queste coppie